Ciao a tutti, bentrovati, una nuova puntata della settimana in TV. Parleremo con il Vescovo dell'accoglienza alla vita e dell'appuntamento di sabato 19 a Montenero. Poi l'Assemblea di Azione Cattolica della Diocesi di Livorno e poi ancora gli appuntamenti della settimana ecumenica. Un rosario per la vita è il titolo dell'iniziativa in programma sabato 19 gennaio al Santuario di Montenero e organizzata in collaborazione con le aggregazioni laicali. Ne parliamo di questo argomento insieme al Vescovo. Siamo in un mese denso di appuntamenti, si prepara la festa del voto e in preparazione alla festa del voto ci ritroviamo a Montenero. A Montenero per un'iniziativa particolare. Che fa Maria nell'occasione della salvezza di Livorno? Pensa ai corpi dei tanti livornesi devastati da quello tsunami che stava terrorizzando la città. Ci ritroviamo a Montenero perché c'è un altro tsunami tremendo che da tanti decenni devasta la nostra patria, la nostra Italia, ma non solo, che è la piaga dell'aborto. Ormai nelle ecografie morfologiche si riconosce quando è ancora nel seno di mamma. Si riconosce a chi somiglia il bambino, al babbo, alla mamma, al nonno. Ormai le bugie che dicevano che era un grumo di sangue, ormai non ci credono più nemmeno gatti. Ormai si vede chiaramente chi è quella creatura nel grembo di mamma. È tuo figlio, è tuo figlio. E occorre che questa falsità sull'aborto scompaia. Occorre saper accogliere la vita, occorre saper accogliere un bambino, occorre vivere la sessualità con responsabilità. Non è un giochino, non è un Game Boy, non è una PlayStation la sessualità. La sessualità è un grande dono, splendido, meraviglioso, ma per mettere al mondo i bambini. Da che mondo è mondo, l'uomo e la donna sono chiamati a unirsi, ma non semplicemente per fare un giochino. Certo! Che c'è anche una dimensione di bellezza nell'incontro fra l'uomo e la donna, di piacere, ma è soprattutto l'incontro per generare la vita e va vissuta la sessualità con responsabilità, perché da ogni rapporto può nascere un bambino che non è il signor nessuno, è tuo figlio, è mio figlio che va accolto, altrimenti che società siamo? Non sappiamo accogliere i migranti, ma non sappiamo accogliere nemmeno i propri figli. Quando il proprio figlio è la gioia, è la bellezza, quel topetto per casa, ma scherzi. Occorre una società più umana e più accogliente anche per i bambini. Perché mi fa sentire me stesso? Perché non parliamo solo di religione, ma anche di attualità. Perché mi coinvolge? Perché il professore è un mio amico. È coinvolgente e distruttivo. Perché religione ti fa vedere tanti punti di vista. Perché se succede qualcosa nel mondo ne possiamo parlare. Domenica 20 gennaio è in programma l'Assemblea Diocesana dell'Azione Cattolica. Gianluca Lucetti, presidente della C Diocesana, ci spiega di cosa si tratta. L'Azione Cattolica ha organizzato per il 20 gennaio un'Assemblea Diocesana dal titolo La formazione antidoto alla dispersione presso locali parrocchiali della parrocchia di Santa Lucia d'Antignano. Abbiamo deciso di organizzare questa assemblea unitaria perché crediamo che la forma assembleare sia una forma privilegiata affinché i laici, dai giovani fino ai più adulti, insieme al clero, può riflettere insieme con uno stile comunitario e quindi ecclesiale su temi importanti. Il tema che abbiamo scelto per questa assemblea è il tema della formazione. In particolar modo Lucia Gentili, incaricata regionale ACR, sarà la nostra relatrice che ci introdurrà il tema
e ci aiuterà a riflettere su come la formazione può essere un antidoto efficace al problema della dispersione, intesa non soltanto come abbandono degli ambienti parrocchiali, ma più importante come antidoto all'abbandono del cammino di fede. Si è ufficialmente aperta la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani con la celebrazione ecumenica nella cripta dei Salesiani. Domenica 20 gennaio alle 11 il secondo appuntamento sarà invece alla Chiesa Valdese per il culto e l'agape. La settimana di preghiera si concluderà poi con la celebrazione ecumenica alla Chiesa di San Giovanni giovedì 24 gennaio alle 18. Anche in questo anno pastorale il Vescovo andrà ad incontrare gli animatori dell'iniziazione cristiana in tutte le parrocchie. Devo ringraziarvi, ha scritto Monsignor Giusti nella lettera rivolta agli animatori, innanzitutto per aver sostenuto con la vostra opera e la vostra presenza gli eventi e le iniziative di questo anno, ma ancor di più per il vostro quotidiano lavoro parrocchiale. Il calendario degli incontri seguirà queste date: il terzo vicariato il 23 gennaio alle 21.15 nei locali della parrocchia di Sant'Agostino, il quinto vicariato il 31 gennaio alle 21.15 nei locali della parrocchia di Santa Teresa, il quarto vicariato il 6 febbraio alle 21.15 nei locali parrocchiali di Santa Lucia ad Antignano, il sesto vicariato il 7 febbraio alle 21.15 nei locali di San Ranieri a Guasticce, il primo vicariato il 12 febbraio alle 21.15 nei locali della parrocchia di Sant'Andrea, il settimo vicariato il 15 febbraio alle 21.15 nei locali di San Giuseppe a Nebbiaia ed infine il secondo vicariato il 22 febbraio alle 21.15 nei locali parrocchiali del Sacro Cuore ai Salesiani. Il primo incontro del 2019 della Scuola della Parola, che si è tenuto nella parrocchia di Santa Croce a Rosignano ed è stato trasmesso in diretta Facebook, animato dal gruppo scout e dalla pastorale giovanile diocesana, ha visto la partecipazione di diversi giovani. Tutto è iniziato con l'ascolto di un audio che aiutava a riflettere sull'accoglienza degli ultimi e dei poveri, poi la lettura del Vangelo, la lezio e infine l'adorazione eucaristica intervallata da momenti di silenzio e di canto. Durante l'adorazione, inoltre, tutti hanno potuto contribuire alla creazione di una rete, posta davanti all'altare come rappresentazione del Vangelo trattato. Nei giorni che hanno preceduto la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, il Vescovo ha incontrato la comunità greco-cattolica romena e il suo pastore, padre Basile Orghici, a cui è stata assegnata come sede ufficiale la Chiesa della Purificazione della Via della Madonna. In programma, invece, per domenica prossima, la visita alla comunità greco-cattolica ucraina di padre Piotr Vitminsky, che troverà il suo luogo sacro nel complesso di Via Lopez. Dopo l'isola di Gorgona, il progetto Mattone nel Cuore quest'anno ci porterà in un'altra isola dell'arcipelago toscano, l'isola di Capraia. L'associazione Olimpiadi del Cuore di Paolo Brosio, fondata esattamente 10 anni fa, quest'anno ha acceso i motori per organizzare 5 giorni di iniziative ed eventi di solidarietà nella nostra città. Da mercoledì 12 giugno a domenica 16 giugno infatti saranno diversi gli appuntamenti, tra questi lo spettacolo al Palla Modigliani del 15 giugno con Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. I proventi delle diverse iniziative saranno destinati alla diocesi per progetti di disabilità psicofisica e sindrome di Down, che interessano anche il Parco del Mulino e l'Associazione Italiana Persone Down. A Međugorje per la costruzione di un primo soccorso per tutte le etnie e religioni, a Capraia per la ristrutturazione del santuario Maria Stella del Mare e per la posa della croce di un punto più alto dell'isola, illuminata di notte grazie a pannelli sonari, in modo che sia un punto di riferimento non solo religioso durante la notte. A Firenze, infine, per la Onlus Cure to Children, che si occupa di bambini leucemici del terzo mondo. A Genova, per le famiglie degli sfollati e i parenti delle vittime del crollo del ponte Morandi. E ancora a Livorno, per continuare a stare vicini a chi ha subito l'alluvione. Vi segnaliamo gli appuntamenti nella diocesi di Livorno per la prossima settimana. Sabato 19 gennaio alle 17 il pellegrinaggio per la vita a Montenero con le aggregazioni laicali, il ritrovo al santuario, il rosario e la messa presieduta dal vescovo. Domenica 20 alle ore 11 il culto ecumenico e il momento conviviale alla Chiesa Valdese.
Domenica 20 alle 14.30 il Vescovo incontra la comunità greco-cattolica ucraina alla Chiesa della Purificazione. Domenica 20 alle 16 l'incontro con la comunità dei figli di Dio alla parrocchia dei Sette Santi. Mercoledì 23 gennaio alle 21.15 alla Chiesa di Sant'Agostino l'incontro del Vescovo con gli animatori della catechesi del Terzo Vicariato. Giovedì 24 alle 18 alla Chiesa di San Giovanni la celebrazione ecumenica e la chiusura della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Domenica 27 gennaio la giornata dei ministranti. Alle ore 15 il ritrovo in Vescovado per i giochi insieme e la merenda e a seguire la partecipazione alla festa del voto in cattedrale. Domenica 27 gennaio, festa del voto alle 17.30, rosario e omaggio floreale all'immagine della Madonna in Piazza Grande e a seguire Santa Messa in cattedrale presieduta dal Vescovo. Grazie per averci seguito anche in questa puntata, ci rivediamo la prossima settimana e non perdetevi Si fa sera parliamone, martedì in diretta su Granducato TV a partire dalle 19.30, ospite in studio sarà il Vescovo, parleremo della festa del voto alla Madonna. Ciao a tutti!